Fish Academy, il nuovo format di cronache di gusto che magnifica il pescato siciliano, un pescato che è composto per la maggior parte, come sappiamo, da pesce azzurro o il cosiddetto pesce povero. Ci troviamo oggi al 420 Comfort Food, ristorante di Palermo di Gabriele Amato e dello chef Filippo Ventimiglia, che ci dirà che cosa prepara oggi per appunto questo appuntamento Fish Academy. Oggi prepareremo una cotoletta di pesce che verrà servita appunto con una maionese di ostriche e un'aria di aceto, alla quale andremo ad affiancare un'insalatina di misticanza e delle chips di patate, ravanello e cetriolo. Per fare questa cotoletta di pesce, che pesce hai scelto? Abbiamo scelto un trancio di capone. In questa stagione sta raggiungendo già delle pezzature un po' più grosse, dove appunto riusciamo a ricavare dei tranci di pesce un po' più alti rispetto alla lampuga quando è in stagione in estate. Gli altri ingredienti saranno il pane per la panatura, il prezzemolo, le erbette, scorza di limone, sale, pepe e uno spicchietto d'aglio. Per la realizzazione della maionese di ostriche avremo l'acqua di 4 ostriche con la polpa di 2 e verranno emulsionate con dell'olio di semi. Mentre per sgrassare un po' la bocca andremo a realizzare un'aria di aceto di vino bianco che verrà emulsionata con della lecitina di soia e creeremo un'insalatina per contorno con dei germogli, delle chips di patate e tutto verrà condito con dell'olio siciliano. E in questo caso noi utilizzeremo il Lorenzo numero 3 degli oleifici Barbera, che è un biancolilla d'agricoltura biologica. Perché proprio biancolilla? Perché andremo a mettere sì un buon olio di altissima qualità, ma faremo sì che non coprirà i sapori degli altri ingredienti. Ora andremo a realizzare la nostra ricetta. Cominceremo dalla panatura con il nostro pane, il prezzemolo, l'origano, il formaggio, del sale, del pepe, della scorza di limone e uno spicchietto d'aglio. Andremo a mettere tutto in macchina e la metteremo da parte. Mentre i nostri filetti di pesce andranno passati prima in farina, poi in dell'uovo battuto e poi verranno panati e messi da parte per far sì che la panatura si attacchi per bene al pesce. Per realizzare l'aria di aceto andremo a prendere il nostro aceto di vino bianco e andremo a incorporare la lecitina di soia. Andiamo a calcolarne circa 2-3 grammi per 200 grammi di aceto. Per realizzare la nostra maionese di ostriche andremo a usare l'ostrica, la sua acqua e dell'olio di semi. Piatto pronto, cotoletta di capone con la maionese all'ostrica e l'aria all'aceto. Noi intanto ringraziamo Filippo e Gabriele che ci hanno ospitati al 420 Comfort Food. Passeremo la parola a Federico Latteri che ci dirà il vino con cui è meglio abbinare questo piatto, che è un piatto abbastanza complesso, e poi noi procederemo all'assaggio anche per voi. Arrivederci. A questo piatto abbiamo deciso di abbinare il Cados 2019, bianco di Duca di Sala Paruta, marchio storico del vino siciliano dal 1824. È ottenuto da uve Grillo e la tenuta in Risignolo, in provincia di Trapani. Abbiamo deciso di abbinare questo vino perché la sua buona struttura ci torna utile in quanto abbiamo un pesce di una certa consistenza. La morbidezza bilancia bene l'aria d'aceto e la sapidità da un lato dà continuità al sapore dell'ostrica, dall'altro esalta tutti gli altri sapori. Alla prossima degustazione.